Ciao a tutti ragazzi, sono Aloha ed oggi volevo fare la classifica sui migliori manga lunghi. Questo video è l'ultimo di una trilogia basata appunto sui miei manga preferiti alla fine di durata breve, media o lunga per l'appunto. Avevo accennato alla fine del precedente video all'ipotesi in realtà di dividere questo video in due parti, cioè una per i manga di medio-lunga durata e uno per quelli di media durata, rispettivamente dai 20 ai 30 volumi e dai 30 volumi in poi, ma alla fine con il tempo che è passato ho scartato un po' questa opzione e preferisco per l'appunto chiudere questa tipologia di video qui, anche per concentrarmi su future classifiche di argomento diverso. Per il resto le premesse sono sempre le stesse e quindi si tratta ovviamente di una classifica personale basata sui miei gusti e le mie opinioni, ma soprattutto sulle mie esperienze e di conseguenza verranno inseriti ovviamente solo manga che apprezzo e che ho rigorosamente letto personalmente. Quindi tanti manga indubbiamente bellissimi non ci saranno solo perché banalmente con buone probabilità non li ho ancora letti, o perché magari pur avendoli letti ho semplicemente preferito i 10 che poi hanno portato appunto alla creazione di questa classifica, perché comunque poi alla fine si tratta di una classifica chiaramente esclusiva. Ultima premessa per questo video, in questo caso un po' più specifica, ho scelto di non inserire titoli ancora in corso. Titoli che magari mi piacciono molto e che apprezzo, come che ne so, One Piece, Berserk, Ucho Kyodai o comunque altri titoli che contano già numerosi volumi, anche le bizzarre avventure di JoJo, volendo, se lo vogliamo considerare un manga unico, cosa che insomma andrebbe fatta, ma sono tutti titoli per l'appunto dei quali non c'è ancora una conclusione, quindi ho preferito unicamente fare una classifica basandomi su manga per i quali ho già un'opinione completa e pseudo definitiva. Quindi iniziamo subito dalla decima posizione. Al decimo posto troviamo F, Motori in pista. Si tratta di un manga del quale recentemente ho già parlato altre volte, soprattutto in altre classifiche, quindi non ho intenzione di dilungarmi ancora una volta su questo manga, che per lo più rimane ovviamente un titolo sconosciuto e che tanti non hanno mai letto né mai sentito nominare. Eppure si tratta di un seinen di qualità di 28 volumi in totale e che non tradisce mai le aspettative che crea nei confronti del lettore. Tanti personaggi, ottima la gestione dei rapporti tra questi, una storia avvincente ed interessante e una qualità media che si mantiene costante per tutti i volumi. Quindi non ho da aggiungere altro, anche perché di questo titolo ho parlato tante volte, diciamo piuttosto recentemente, quindi non mi va di soffermarmi troppo. Andiamo subito alla nona posizione. Al nono posto troviamo Kenshin Samurai Vagabondo, anche in questo caso curiosamente un manga di 28 volumi. Si tratta di un titolo incredibilmente interessante perché, nonostante le premesse siano già piuttosto buone all'inizio, bisogna dire che è lo sviluppo del titolo che impressiona il lettore, perché vi è un graduale salto di qualità che si fa davvero evidente verso la fine. Ed è soltanto verso la fine che arriviamo a conoscere davvero nel profondo i protagonisti e soprattutto il protagonista. Questo aspetto, ovvero sia quello di caratterizzare i personaggi nel profondo e nel psicologico fino alla fine in un prodotto shonen di questo tipo, devo dire che è un aspetto che mi ha colpito molto al tempo della lettura e più passa il tempo più mi colpisce, perché purtroppo non ho letto e non leggo spesso titoli come questo. Perché ovviamente tanti altri autori shonen di manga, per lo più di avventura e azione, si disinteressano alla possibilità appunto di approfondire i personaggi in modo adeguato e preferiscono una caratterizzazione banale e superficiale per cercare il consenso della maggior parte dei lettori. Operazione che io per lo più non condivido, ovviamente, e quindi ad ogni occasione consiglio questo fantastico manga che spero prima o poi possa essere ristampato. All'ottavo posto troviamo un'altra delle pietre miliari dello Shonen Jump anni 90, ovvero sia Yu-Gi-Oh! Il manga di Yu-Gi-Oh! Ha dato vita a un fenomeno impressionante, uno dei franchise più remunerativi e conosciuti al mondo, ma purtroppo è anche vero che l'opinione che molti hanno di questo titolo è legata a un prodotto, quello che è arrivato in Occidente, grazie all'anime che in realtà con il manga in origine ha veramente poco a cui spartire. Se infatti comunque esistono dei fenomeni come Dragon Ball
che a grandi linee sono conosciuti e apprezzati effettivamente per quello che sono, ecco, purtroppo con Yu-Gi-Oh! Non possiamo proprio dire la stessa cosa. Si tratta infatti di un manga le cui fondamenta sono sconosciute alla maggior parte della gente. E si tratta di una storia che, per quanto molti la conoscano in linea generale, in pochi sanno ancora oggi come va davvero a finire. Insomma, si tratta di un titolo che davvero nel profondo non tanti conoscono. E in Italia questo è dovuto anche al fatto che purtroppo il manga lo abbiamo portato con i piedi. Tuttavia, parlando dell'opera in sé, si tratta ovviamente di uno shonen incredibile che ha uno sviluppo davvero formidabile. Si tratta di un titolo che per l'appunto ha uno sviluppo incredibile, perché nonostante l'inizio non sia male, effettivamente non è neanche il massimo, è una storia per lo più scolastica e con tanti eventi autoconclusivi dei protagonisti, ma poi diventa una cosa sempre più ricca e affascinante, soprattutto grazie a tanti misteri ultra coinvolgenti che trovano risposta solo e soltanto alla fine, e per l'appunto il finale è qualcosa di assolutamente memorabile. Tra l'altro qui stiamo parlando di un manga davvero lungo, perché in origine l'edizione giapponese, se non sbaglio, era di 38-39 volumi. Da noi per l'appunto arrivò un'edizione completa con 44 volumi, perché le cose le avevamo fatte male, quindi i primi volumi erano sottili, poi gli altri erano di grandezza normale. Però a parte questi discorsi, il manga rimane assolutamente affascinante e interessante ancora oggi. All'ottavo posto troviamo invece una pietra miliare degli anni 80 e si tratta di Ken il Guerriero, completo in 27 volumi. Ken il Guerriero è un manga interessante ed emozionante ancora oggi, grazie a una storia coinvolgente, dei buoni protagonisti, un disegno assurdo e tanta adrenalina che caratterizza il manga per tutta la sua durata. Tuttavia, se devo fare una piccolissima critica per Ken il Guerriero, effettivamente la seconda parte del manga è un po' meno bella della prima. Tuttavia, a parte questo dettaglio, rimane ancora oggi un manga incredibile, e se avete l'occasione di recuperarlo e non l'avete mai fatto finora, posso assicurarvi che ne vale ancora la pena. Andiamo avanti con la sesta posizione e troviamo Shaman King di Hiroyuki Takei, un manga che originariamente era composto da 32 volumi, ma a quella versione, per una serie di motivazioni, mancava il finale, che è stato scritto per la prima volta in occasione dell'edizione Kanzenban, da noi Perfect Edition, che è arrivata alla sua conclusione con 27 volumi. Di conseguenza considero questa la durata effettiva del manga, comunque sia più che sufficiente per rientrare in questa classifica. Anche di Shaman King ho parlato tante volte in passato e probabilmente continuerò a farlo, visto che rimane per me uno shonen assolutamente incredibile. Un manga con dei personaggi fantastici, con uno stile molto particolare e che anche in questo caso, bene o male, parte alla grande fin da subito, ma si sviluppa davvero bene nel corso dei volumi senza avere mai dei cali particolari. Di conseguenza non ho molto da aggiungere, purtroppo mi dispiace che alcuni lettori oggi non riescano a reperirlo, infatti recentemente mi sono arrivati diversi commenti che mi chiedevano dove poterlo recuperare, la cosa mi lasciava un po' basito, perché francamente stiamo parlando di una pubblicazione di 7, 8, 9 anni fa al massimo, e per Star Comics in genere manga comunque abbastanza conosciuti come questo rimangono assolutamente disponibili anche per più tempo, quindi boh, la cosa mi lascia un po' interdetto. Speriamo che comunque possa essere ristampato nei prossimi mesi, e se dovesse succedere, per l'appunto, cogliete l'occasione perché ne varrà sicuramente la pena. Arriviamo alla quinta posizione e troviamo Dai la grande avventura. Anche qui purtroppo parliamo di un prodotto che non è super conosciuto, e io sono convinto che questo manga oggi sarebbe più conosciuto e più famoso anche in Occidente se all'epoca ci fosse stata una trasposizione animata un po' più dignitosa. Tuttavia sembra che alla fine di quest'anno avremo una nuova serie animata su questo manga, e io spero che possa trasporre tutta la storia per tutti i 37 volumi che compongono questo titolo, perché si tratta indubbiamente di un manga che lo merita. Un titolo incredibile, un manga strepitoso che ha delle premesse semplici seppur buone, ma che nel corso dei volumi diventa qualcosa di incredibilmente interessante e complesso, divenendo, per quanto mi riguarda, perlomeno il manga fantasy per antonomasia. Anche in questo caso, almeno personalmente, non ho delle critiche da fare in merito a un manga che per l'appunto va avanti per parecchi volumi, ma che
praticamente non peggiora mai su nulla, non delude mai, e spero che con la nuova trasposizione animata Star Comics si decida a fare una ristampa e che di conseguenza altri lettori possano scoprire questo capolavoro. Arriviamo alla quarta posizione, qui vi è indubbiamente un titolo più conosciuto, ovvero sia Dragon Ball di Akira Toriyama. Un manga di 42 volumi ed è di conseguenza, già ve lo dico, il titolo più lungo in questa classifica. Perché nonostante abbia letto e apprezzato comunque anche manga molto più lunghi, devo dire che effettivamente ho preferito quelli che appunto avete visto finora e che vedrete ancora in questa classifica. In ogni caso Dragon Ball, c'è da dire, rimane un manga di riferimento per tutti e nel corso degli anni non riesce proprio ad invecchiare, un manga sempre evergreen. Certo, questo non significa che sia un titolo perfetto, indubbiamente ci sono un po' di forzature qua e là, qualche errore in determinate occasioni e la parte finale, per quanto mi sia piaciuta, onestamente è disegnata un po' male, questa è una cosa che non si dice tanto spesso, ma al di là del successo e della popolarità io ritengo Dragon Ball comunque uno shonen di qualità, un manga divertente ed esaltante quasi per definizione e che fa della semplicità la sua principale forza. Di questo non c'è bisogno di chiedere ristampe alla Star Comics perché ne abbiamo avute in media ogni 3-4 anni, quindi per ora siamo a posto così. Siamo arrivati al podio e al terzo posto abbiamo Fullmetal Alchemist, un titolo completo in 27 volumi. Stranamente è un numero con cui spesso gli autori ci azzeccano per concludere il loro manga, spesso e volentieri per l'appunto molto bene. Ed è certamente questo il caso di Fullmetal Alchemist, anche qua parliamo di un titolo che assolutamente parte bene ed è forte già nei primi volumi, ma che migliora capitolo dopo capitolo e che una volta raggiunto l'apice riesce a trovare una conclusione, secondo me, perfetta. E purtroppo bisogna dire che questa è una qualità un po' rara effettivamente. Non vi è alcun dubbio infatti che ci siano dei titoli che raggiungono il loro culmine qualitativo, ma che terminano molto dopo e a volte non nel modo migliore. Ma magari per questo argomento faremo una classifica a parte in futuro. Per ora ci basta sapere che per l'appunto i manga che riescono a terminare nel loro momento di forma migliore, almeno secondo me, per quelle che sono state le mie esperienze, non sono così tanti. Ma Fullmetal Alchemist è uno di questi, è un manga con ottimi personaggi, molto drammatico ed emozionante, ma che veramente risulta indimenticabile proprio per la sua conclusione. Mi fa molto piacere che anche dopo diversi anni dalla sua conclusione rimanga un titolo appetibile, alla portata e apprezzato da quasi tutti i tipi di lettori alla fine. Quindi non ho altro da dire, passiamo alla seconda posizione. Qui forse troveremo il titolo più vecchio presente in classifica e si tratta di Touch di Mitsuru Adachi, un manga che in origine era composto da 26 volumi, questa edizione bomba della Star Comics, essendo molto grossa, ne conta 12, ma ovviamente per questi video facciamo riferimento alla loro composizione originale. Touch è un altro manga che in tanti volumi veramente non cala mai, non c'è mai un momento di fiacca, non c'è mai un momento di noia. È certamente un titolo molto semplice e anche in questo caso è chiaramente uno dei punti di forza del manga stesso, che offre una lettura che è veramente ultra coinvolgente e estremamente emozionante. Tanti colpi di scena durante una storia davvero apprezzabilissima, che anche in questo caso trova una conclusione più che all'altezza. Anche qui, se mai dovessi fare una classifica con i finali manga migliori per quanto mi riguarda, Touch sarebbe presente senza dubbio. Comunque è ora di passare alla prima posizione, non ci discostiamo troppo dal genere di Touch perché troviamo Slam Dunk, anche in questo caso un titolo sportivo che però fa più leva appunto sullo sport e sulla comicità più che magari sui tratti sentimentali di Touch. Si tratta anche in questo caso di un manga abbastanza vecchio, perché ormai Slam Dunk ha 30 anni, anzi se non sbaglio è un titolo che fa i 30 anni proprio in quest'anno, ed è veramente bello pensare che nonostante tutto questo tempo si tratta di un titolo ancora fresco, ancora moderno, con una narrazione, con una storia, ma soprattutto con una comicità che è bellissima ancora oggi, che non è invecchiata per niente. I personaggi sono qualcosa di clamoroso, il ritmo delle partite e degli avvenimenti è perfetto, ma attenzione perché si tratta di una conclusione anche controversa, quindi non è detto che possa piacere a tutti la conclusione di Slam Dunk.
Io l'ho trovata favolosa, ma potrebbe tranquillamente non essere così per molti altri. Si tratta di un titolo che sta venendo ristampato in questi mesi, quindi se ancora non l'avete recuperato io vi consiglio caldamente di farlo. Per il resto questo video termina qui, seguiranno nei prossimi mesi appunto altre classifiche. Fatemi sapere ovviamente quali sono i vostri manga lunghi, quindi che hanno più di 20 o 30 volumi in totale, e noi ci vediamo al prossimo video. Aloha aloha!